Ciao, sono Beatrice e sono al quinto anno della facoltà di veterinaria di Sassari. Come spesso capita nella vita, le cose migliori capitano per caso e io in Sardegna ci sono finita completamente per caso, senza conoscerla prima di iscrivermi. È stata una fortuna perché quando ho avuto la possibilità poi di conoscere veramente questo territorio e questa facoltà, me ne sono innamorata ed è diventata per me una seconda casa. Questo perché io sono fermamente convinta che chiunque scelga come percorso veterinaria sia una persona fortemente legata alla natura, al territorio e alla sua tutela e alle forme di vita in tutte le loro forme. Questo, se applicato a una regione come la Sardegna, diventa un connubio perfetto, perché la Sardegna è una regione speciale, costituita da chilometri e chilometri di coste, di foreste e che presenta una delle biodiversità più variate e particolari del mondo. E quindi per uno studente di veterinaria poter affrontare il proprio percorso universitario in un posto del genere è sicuramente un grandissimo punto di forza. Punto di forza che la facoltà di Sassari fa proprio, permettendo agli studenti sin dai primi anni di corso moltissime esperienze pratiche a contatto con il territorio, perché oltre alla natura, la Sardegna è una regione in cui il legame appunto con il territorio, con l'allevamento è sempre stato molto forte e questo è sempre stato parte della facoltà di Sassari, che è appunto è una facoltà molto antica, che fa propria questa eredità e che quindi permette di conoscerla ai suoi studenti. Queste opportunità di fare pratica sono anche possibili all'estero, al di fuori della Sardegna, dell'Italia e spesso anche dell'Europa, con moltissimi progetti e moltissime borse di studio disponibili agli studenti, cosa che mi ha permesso di andare 2 mesi in Costa Rica all'avventura a curare e alla ricerca, a fare ricerca perché per la mia tesi di virologia sui bradipi, sui tapiri, sui felini selvatici, permettendomi di realizzare una bellissima esperienza sia umana che per la mia futura professione. Un altro vantaggio della facoltà di Sassari è che la facoltà di Sassari è una piccola comunità. Questo vuol dire che i numeri degli studenti non sono altissimi e che il rapporto con i professori e con i professionisti è a stretto contatto e la porta è sempre aperta per chiedere dei chiarimenti e anche per seguire eventualmente i professori nella loro attività professionale. Un altro punto di forza è il fatto che la facoltà di Sassari, a differenza di molte altre facoltà di veterinaria in giro per l'Italia, è collocata nella città di Sassari, quindi non dislocata in paesini di un centinaio di anime. Questo permette soprattutto agli studenti fuori sede di avere un'esperienza universitaria che sia anche, diciamo, attiva e ricca al di fuori dell'ambiente universitario. Infine, se posso dire un piccolo limite per i fuorisede è forse il trasporto, perché la Sardegna è un'isola e questa ne costituisce gran parte della sua bellezza, allo stesso tempo può essere un po' difficile muoversi per ritornare nella penisola, però è sicuramente un ostacolo che si riesce ad affrontare. Se posso dare un consiglio, se siete in dubbio se iscrivervi o meno alla facoltà di Sassari, vi consiglio di aprire Google, di cercare le immagini di questa bellissima Sardegna e di innamorarvene, ma di cercare anche informazioni sulla sua storia, sulla sua cultura, perché vi permetterà di capire qualcosa in più di cosa vuol dire passare 5 anni in una regione come la Sardegna e in una facoltà come quella di Sassari.